In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio. E il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Non mi potete lovare qualche cosa, Mascio Peppino, e fatelo per l'armuzza di vostri morti. E Mascio Peppino si pigliava di pena per un poverazzo che aveva sei figli e picca mangiare sopra tavola. Mascio Peppino, io stai ancora aspettando, diceva Naso Meschino, a cui un mese prima ci aveva promettuto di passare la sua casa due giorni stesso. Ma ora una cosa, ora un'altra, ci passò da testa. E sparti, ora, se giuncia Maria. Una para di orna prima stava pigliando in misura a casa di un cliente, quando i voci di un bagnatore rinsonaro per tutta la piazza. Tutti l'omini, vedove e schetti, sanno a presentare domani tempio con un bastone in te mano. Tutti l'omini, vedove e schetti, sanno a presentare domani o tempio con un bastone in te mano. Mascio Peppino si mise in cammino e si presentò all'ora e o posto stabiluto. Consegnatemi i bastoni, disse uno di sacerdote appena si arraguglierono tutti. Poi parlò un sacerdote capo. Una vergine du tempio fa 15 anni. Uso nomi è Maria. Vi chiamammo per trovare un marito adatto per idda. O signore ne farà sapere a sua volontà, ma non un segno. E a così detto si ritirò dentro per pregare. Non appena uscivo, dopo che accurata, cominciò a riconsegnare i bastoni a vedove e schetti. Mascio Peppino s'aveva miso canto, vecchio com'era, figurato se toccava a iddu pigliarsi una carusitta per mugheri, e arrivò quindi per ultimo. Ma proprio un tardo mentre, una palumma scinne du cielo e s'appoggia ritta ritta sopra la testa di Mascio Peppino. «Chiste è un segno che aspettavamo!» proclamò il sacerdote capo. «O signore ne sta facendo un tenere quell'uomo che vuole per sta carusa!» «Vecchio piccerita di mio figlio unico!» pensò Mascio Peppino. E non aveva tanta gana da accettare, per dire la verità. Ma la volontà di Dio si rispetta, a come gli è. E a così si portò pa casa, pur sa testa bassa. «Auguri, Mascio Peppino! Auguri! Auguri, auguri, Mascio Peppino! Mascio Peppino, auguri!» Chisto se ti a dire a tutt'ore mentre ci avagliava o camminava passata. «Seppomo che facisto va promessa di matrimonio! Ah,
Maria è una picciotta dimorata di Dio. Cresce un tempio di quando aveva 3 anni, lontana d'ogni cosa tinta. Meno male che era l'ultimo giorno che stava in tuo paese. Ma se no, Mastro Peppino, avesse un pacciuto. C'era davanti ancora un cliente di prima. Ma ricordate? Che lui che aspettava da un mese a sua casa a Mastro Peppino che non venne mai. Mi dispiace, compare, non posso venire. Ma ad ogni modo avete a provvedere di un'altra maniera. Ma avete a scusare, assai. Ma domani parto e manco una bella picchia di tempo. A partire, Maria, ma poi ritorno. L'aveva rassicurata così prima di partire per l'Egitto, onde l'aspettava una bella picca di travaglio. Era una buona occasione per raccogliere munita e mettere a nuovo sua casuzza. Oh, non era misa male, intendemone, ma era per la creatura di Maria. Iddu s'aveva maritato quando era figliolo, e sta carusa ora era solo una figlia di chiù che si giunceva all'Ausce. Ma Pida era diverso, si maritava per prima volta. Ed era giusto ma via una casa alla Lio per st'occasione. Maria, che cresce un tuo tempio di quando era picciridda, perché u signori era suo destino. A trovici perché ora, u signori, vossi chisciati di dittui si incontrassero. Aspettami Maria, tu aspettami impazienti, e appena torno a casa t'asciugo l'occhito. Tu aspetta Maria, non piangere per mia, cansino a sto momento n'avemo visto niente. Aspettami Maria, non piangere per me, che appena torno a casa t'asciugo l'occhito. Tu aspetta Maria, non piangere per me, canzino a sto momento n'avemo visto niente.